E così, per partire, abbiamo partito di notte a piedi per andare a Plaza de Mula con Gino Corinaldesi. Gino Corinaldesi è un uomo, insomma, del suo fisico magro, non aveva un chilo di grasso in tutto il corpo, se portava 40 kg, io con 25 kg appena camminava, non essendo più giovane che lui. Così siamo arrivati a Plaza de Mula, no? E Plaza de Mula è stato. E mi diceva, saremo qui 3 o 4 giorni per acclimatarsi, Plaza Mura a 4.200 metri. Mentre stavamo in quel momento, Plaza de Mula, e sempre usciva fuori a camminare e tutto questo, e con lo primatico, Il cannocchiale, il cannocchiale. con il cannocchiale. E entonces ha visto alla distanza il Granana Carreo, ha visto due figure, una stava in quel momento in piedi con quella tuta un po' mimetica, no? Non ho capito, papà. Gialla ha detto. Sì, gialla, sì. E mi dice, sono due persone lì. Guardò per un momento e ha visto che dopo quello che era in piedi anche cadeva. Dice, te la sente di andare a. Andiamo. Abbiamo partito, siamo arrivati. Quando siamo arrivati, era Cesarino Fava e Leonardo Rapicavoli. No? Io non capivo una parola dell'italiano, no? Però Rapicavoli parlava dell'ingegnere, e l'ingegnere, e l'americano, e l'americano. E io le chiedevo a Gino Corinaldesi che era l'americano, mi dice, stanno parlando che anche con loro era un americano, di quelli saputo che stava Richard Bruzzal, no? Beh, Ah, era con loro. Richard Bursal, Sì, no, l'avevano sì, sì. lasciato indietro. Gino Corinaldesi, un inciso, è nato in Italia, vicino ad Ancona. Ancona, è anconetano, però è cresciuto e poi si è trasferito in Argentina. Cioè, solo un inciso per quello che capiva l'italiano Gino Corinaldesi. Niente, questo qua è un inciso appunto Sì, che era italiano, il suo compagno di spedizione era italiano, di c'era origine. l'italiano. Ah, quindi lui ne ha visti due, ma erano in tre e l'americano No, era. l'americano non si trovò. Dopo lo L'americano non trovò. era con Cesarino Fava e Leonardo Rapicavoli. Loro sono arrivati e hanno trovato i due italiani, Che erano Fava Fava e e l'altro. Rapicavoli. Rapicavoli o Fava parlavano dell'americano, l'ingegnere in italiano. Mio papà al tempo non parlava assolutamente l'italiano. Corinaldesi, il suo compagno, gli ha spiegato a mio padre: guarda, dicono che c'è un americano più su che l'hanno lasciato indietro. Allora lì poi mio papà. Siamo arrivati noi. Ma qui perché mi ha spiegato che stavano salendo o erano No, già. stava No. scendendo, scendendo. Questi erano Il come Granana si chiama? Carreo, sì. Una pietraia che c'è lì. Ma loro erano già stati su anche loro Sì, allora? sì, sì. No, aspetta. No, voi eravate nel rifugio? No, noi eravamo al rifugio. Guardando con i binocoli, Gino Corinaldesi, il suo compagno, vede due persone Ma lui era sdraiate. già stato su in cima, No, no? No, no, no. loro si stavano acclimatando. Ah, Erano lì ad erano al acclimatarsi, stavano Campovalle. aspettando Ah, di acclimatarsi. abbiamo arrivato 2 giorni prima. Si stavano acclimatando, Gino Corinaldesi, il suo compagno, con i binocoli, vede qualcuno là con queste tute, non mi metti come si dice, un Sì, po' colorate, decolorata, sì. colorate, ne vede uno e poi vede l'altro, che sono lì stremati. Allora gli dice a mio padre, te la senti se andiamo adesso, anche se non siamo acclimatati, a vedere che cosa succede a sti qua, perché si vedeva che erano in difficoltà, dai binocoli, pensavo. Sono partiti, sono arrivati e quando sono arrivati c'era uno dei due, non so se era Rapicavoli o. No, tutti e due erano a terra, Ma chi è che diceva però dell'americano? no, l'americano non l'abbiamo visto noi. No, chi è che diceva. Chi è che le sia è l'americano? Leonardo Rapicavoli, Leonardo nostro padre. Rapicavoli diceva un americano, l'ingegnere. Allora il compagno di mio padre, che è italiano, era italiano, capiva, riusciva a comunicare con loro e gli spiega. Ce n'è un altro più in alto, mi dicono questi due, che ce n'è un altro più in alto, è un americano, un ingegnere americano.
che era poi Richard Bursell. Sì. Entonces siamo arrivati, era Cesarino Fava, erano a terra tutti e due, Cesarino Fava e Relano Rapicavoli. Entonces el Gino Corinaldese mi dice, lo dobbiamo portare, farlo scendere. È stato un'odissea farlo scendere, perché dopo ho saputo scendere le cose che mi hanno capito pochissimo. No? Bueno, siamo arrivati a Plaza de Mula un'altra volta, io sono rimasto lì in Plaza de Mula con loro due, perché il giorno dopo arrivava un signor Carmodi con due mula, perché in quel tempo si andava in mula, con due mula, a buscare l'ingegnere queste. No? Entonces sono rimasto lì con Cesarino Fava e Leonardo Rapicavoli in Plaza de Mula. Quando le ho tolto le scarpe, soprattutto a Cesarino Fava, il piede ha fatto così. Già tenia praticamente... Stava... Ma loro erano saliti, cioè, l'americano, la com'era? La storia è questa. L'italiano, i due italiani, l'americano con una guida di Mendoza, sono andati per andare sulla vetta. Uno, due per conto proprio e gli altri due per conto proprio. Si hanno trovato. Si sono trovati. Si sono trovati e ha detto proviamo ad andare su insieme. Quando dovevano andare su insieme, per quanto appunto mi raccontava mio papà in spagnolo, la guida mendocina gli ha detto non andiamo domani, il tempo sarà brutto. Non salire. Non salite, non saliamo, non saliamo, il tempo sarà brutto. No, 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 è lì la vetta, cioè non è lontana. E il mendocino, la guida, gli dice no, in più io non ho l'attrezzatura come la vostra, perché i due italiani e l'americano avevano attrezzatura figa, diciamo, mentre il mendocino aveva un'attrezzatura con lo stesso standard. Sono voluti andare lo stesso, il mendocino gli ha detto io vi accompagno fino a un certo punto, poi io non posso continuare. Sono andati, a un certo punto il mendocino gli ha detto io ritorno, e loro hanno detto noi andiamo, tanto andiamo e torniamo. Sono andati, come gli aveva detto la guida di Mendoza, è arrivato il brutto tempo, si sono trovati nelle canne. Il mendocino è tornato giù. Nel mentre loro erano arrivati a Plaza de Mulas, come si chiama? Il rifugio? Plaza de Mulas. E hanno iniziato ad acclimatarsi. Questi erano nelle canne più totali. Ma l'americano, quando il mendocino è sceso... E ha continuato con i due italiani. Con i due italiani. Siamo chiari, parliamo una cosa chiara. Lo hanno abbandonato. Loro due lo hanno abbandonato per salvare, è logico, per salvare la sua vita. No, ma per andare in cima sono andati tutti e tre insieme. Poi loro dicono di essere arrivati in cima, questo non si sa mai. Loro di Cesarino Fava dicono che sono arrivati in cima. Chi è andato dopo non ha trovato nulla di loro su in cima, però questa è la solita storia che non ha lasciato nulla su. E comunque loro dicono che sono arrivati in cima. Tornando indietro si sono trovati nelle canne, brutto tempo, si sono trovati brutto, io ripeto in italiano quello che mio papà dice, può riconfermare in spagnolo. Tornando indietro, bruttissimo tempo, non riescono a tornare giù. Allora decidono, secondo il racconto di Cesarino Fava, decidono di arrivare almeno sino, per quanto dice in un racconto che ho letto su internet di Cesarino Fava, dice che vanno sino alla canaletta dove avevano lasciato due sacchi per dormire. E Cesarino Fava racconta che si è caricato sulle spalle l'americano, impossibile, e lo ha portato giù sino a dove avevano i sacchi a pelo, dove hanno passato una notte a meno 25. Allora, io non sono alpinista, però sono abbastanza sportivo. A quelle quote, portarsi uno in spalle, già stremato, non so, comunque, ha raccontato questa storia. Passano la notte a meno 25, secondo il suo racconto, che possiamo poi leggere su internet, a meno 25, e al mattino si svegliano con oftalmia, non vedevano più niente, né lui né Rapicavoli, e sentivano una voce lontana di uno che chiamava aiuto, che era l'americano. Allora sono due cose. Hanno detto che l'hanno portato sino lì, e al mattino dopo sentono la voce lontana. Già questo, non entriamo nel quadro. Non entriamo nel merito. Dopodiché al mattino si alzano, secondo il racconto di Cesarino Fava, vanno con oftalmia camminando giù per la petraia sino al rifugio.
camminando vanno sino, giù sino al rifugio, da soli, senza menzionare chi in realtà, per quanto riguarda la storia che racconta la, storia, la versione di mio padre, che lui dice appunto noi li abbiamo trovati lì e li abbiamo portati giù al rifugio. Adesso non so quale è più credibile, se quella di Cesarino Fava che con totale oftalmia riesce a tornare giù al rifugio. Loro erano totalmente ciechi in quel momento. Come fanno? Le faccio vedere.